Buon qualunque cosa sia in questo momento da voi, ci ritroviamo oggi per un altro video e spero anche questa volta un altro modo per farvi riflettere. Il nostro pianeta è il bene più prezioso che abbiamo, ma non sempre siamo in grado di capirlo. Dai, lo so, almeno una volta anche voi avete buttato una cartaccia per terra senza pensarci due volte. Se invece non lo avete mai fatto, fatemelo sapere nei commenti e vi risponderò. Comunque sia, oggi andremo a vedere alcuni problemi che stanno affliggendo il pianeta, ma che quasi nessuno conosce. Se siete pronti, partiamo! Plastica. Premessa, questo non è assolutamente un video da parte di un ambientalista estremo che sponsorizza ditte strane. Detto questo, sapete quanta plastica viene prodotta nel mondo? Nel 1964 se ne producevano più o meno 15 milioni, oggi siamo a una produzione di 310 milioni l'anno e ora siamo in un punto di sovrapproduzione, vuol dire che ne viene creata più del necessario. Moltissimi prodotti potrebbero essere benissimo messi in altri tipi di contenitori. Il problema quindi è che nell'oceano, secondo alcuni calcoli, potrebbero esserci 150 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Soltanto plastici, immaginate poi tutto il resto. Per questo motivo Greenpeace, un'associazione a difesa dell'ambiente, ha fatto girare la foto di una balena spiaggiata con dentro un sacco di plastica, nelle Filippine. Ma ha tratto tutti in inganno con queste immagini. Perché in realtà non è vera, è solo una balena finta creata con 2 tonnellate di plastica. In rete le teorie erano moltissime. Secondo l'allarme lanciato dall'Istituto Francese di Ricerca per lo Sviluppo, IRD, uccelli, pesci, balene, tartarughe muoiono ogni anno per intossicazione o soffocamento. Lo studio parla di un settimo continente addirittura, isole fluttuanti di spazzatura che si spostano alla deriva sul Pacifico, Atlantico e sull'Oceano Indiano. E in realtà un caso di balena morta a causa della plastica al suo interno è esistito davvero in Indonesia, a novembre 2018, arenatasi sulle spiagge indonesiane del parco nazionale Wakatobi. Nello stomaco dell'animale, un capodoglio di 9,5 metri, sono stati ritrovati quasi 6 kg di spazzatura, tra cui bottigliette, sacchetti e persino dell'infradito, oltre un centinaio di bicchieri in plastica e 1000 frammenti polimerici. Deforestazione. Sicuramente avrete sentito parlare di questa cosa chiamata deforestazione. La popolazione della Terra cresce e ovviamente cerca sempre più spazio per espandersi e costruire nuove cose. Per questo motivo vengono abbattute foreste continuamente. Anche se lo si fa per creare campi coltivabili e così ottenere del cibo, non è comunque una cosa che può continuare a lungo andare. Tra il 2000 e il 2010 la perdita netta di foreste è stata 5,2 milioni di ettari all'anno. Il problema è che nessuno dà il tempo necessario alle foreste per ripristinare i propri alberi, perché con le tecnologie di oggi buttare giù un albero richiede un minuto. Ma sfortunatamente non si può vivere senza tagliare qualche albero. Tutti i giorni utilizziamo qualche tipo di prodotto in carta, specialmente continuare a stampare libri e giornali, per quanto sia bello toccare con mano la carta di una storia, deve diventare molto meno frequente. Se utilizzassimo tutti dei Kindle ridurremmo del 30% la distruzione di alberi nel mondo. Erosione. Come già detto, l'agricoltura è uno dei motivi principali per cui vengono distrutte le foreste, ma non solo, ovviamente anche per costruire palazzi e tanto altro. L'agricoltura però è anche un modo per devastare il terreno che calpestiamo. Il fenomeno si chiama erosione e avviene quando si asporta il terreno così tanto da farle perdere le proprietà che possedeva prima. Infatti, prima di poter piantare un seme, per far nascere qualche ortaggio come zucchine o carote, bisogna prepararlo. E per fare ciò le macchine o semplicemente un vecchio agricoltore arzillo procedono a togliere parte del suolo e utilizzare poi vari prodotti e vari metodi per coltivare più cose possibili e diversi. Ogni tipo di ortaggio o frutta ha bisogno di una lavorazione diversa, quindi immaginate quanto stress deve sopportare il pianeta. Alla fine di tutto ciò, molte parti rimangono deserte. Ciò che un tempo era campo coltivabile piano piano diventa sempre meno fertile. Deriva quindi dal fattore umano, la sovralimentazione che porta all'obesità, quindi la sovrapproduzione non necessaria. Insomma, va bene vivere di coltivazione, ma anche in questo caso i problemi ci sono e sono abbastanza gravi. Per essere risolti richiederebbero meno sfruttamento terreno. Pesca. Uno dei problemi più importanti del pianeta in questi anni è anche il fatto che ci siano troppe battute di pesca.
Possiamo chiamarla sovrapesca, ma suona un po' male, quindi diremo solo la pesca in eccesso. Si pratica in tanti paesi e attualmente è una delle cause principali per la scomparsa di alcune specie. Il 7,5% è in pericolo, quasi 58 tipi di pesci. I motivi di tutto questo sono due e sono anche semplici da capire. La popolazione cresce, siamo ormai più di 7 miliardi e il cibo per sfamare più gente arriva anche dagli oceani. Il secondo motivo è la crescita tecnologica. Con i nuovi metodi e strumenti di oggi è possibile catturare centinaia di migliaia di pesci senza alcuno sforzo in poco tempo. Nemmeno le restrizioni con nuove leggi antipesca sono particolarmente utili. Negli anni sono stati aperti club apposta dai costi molto alti per far demordere le persone dal pescare senza un controllo, ma anche in questo caso la strada è molto lunga, specialmente nei paesi del terzo mondo non esiste nulla che vieti la pesca e tantissimi sopravvivono grazie a questa attività. Secondo i ricercatori, per conservare le specie l'essere umano dovrebbe cambiare il suo modo di mangiare, dando priorità alla cattura di pesci facilmente reperibili e consentendo così alle altre di aumentarne il numero. Anidride carbonica. I nostri oceani assorbono l'anidride carbonica nell'aria per consentirci di vivere. Questo aumenta l'acidità dell'oceano che negli ultimi 200 anni è aumentata del 30%. Questo è più serio del previsto. L'acidità riduce la concentrazione di calcio. Il calcio serve ai crostacei per creare gusci resistenti per proteggersi dalla maggior parte dei predatori marini. Ma visto che non è così, negli ultimi anni sono completamente indifesi. Per di più, pure le barriere coralline stanno morendo. Con l'aumento dell'acidità e il riscaldamento globale, la maggior parte stanno morendo e sono irrecuperabili. Le creature intorno a queste barriere sono importantissime. Non sono semplici pesci che nuotano felici, sono molto di più. Possiamo chiamarli i filtri naturali dell'oceano. La prossima volta che volete buttare qualcosa in mare, pensateci bene due volte allora. Piogge acide. La ragione per cui nel periodo Permiano, quindi 250 milioni di anni fa, quasi tutte le specie animali si sono estinte è stata in questi anni scoperta dagli scienziati. Fu un drastico cambiamento nel clima, causato quasi sicuramente da eruzioni vulcaniche in Siberia, molto prolungate, da cui sono uscite molte ceneri e anidride carbonica nell'aria. Questo ha portato il nostro pianeta per circa un milione di anni in quel periodo a essere circondato da delle nuvole, che impedivano ai raggi del sole di filtrare. L'atmosfera così era del tutto acida, facendo cadere piogge altrettanto acide, costantemente per anni, aumentando la temperatura del pianeta a livelli stellari. È successo quella volta e può anche succedere di nuovo. Secondo gli ecologisti, se continuiamo a utilizzare il riscaldamento e i combustibili di oggi che consumano risorse che portano nell'aria monossido di azoto e anidride carbonica, le nuvole molto presto saranno di nuovo inquinate. Non parliamo di qualcosa che ti scioglie all'istante, ma di un qualcosa che corrode con il tempo. Se una pioggia acida anche solo di bassa entità cadesse, rischierebbe per sempre di rendere sterile un terreno, che quindi non sarebbe più coltivabile, e se entrasse dentro il nostro corpo ci ucciderebbe molto lentamente. Sugli animali marini specialmente avrebbe un effetto peggiore. Ognuno di loro è connesso in qualche modo ad altre specie, quindi sparisce uno, spariscono tutti. Con questo concludiamo, il nostro pianeta non è più quello di una volta, lentamente sta perdendo le sue proprietà e viverci sarà sempre più difficile. E voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e alla prossima, gente!